so cantare. Aspetta, da qua col microfono. No. Dai, solo I love you baby. È una dichiarazione. I love you baby. Grazie a Guido Lembo e la sua band. Benissimo, a questo punto, a proposito di Anna, a proposito di bellezza, io ne voglio approfittare per dare la parola a Valentina Bissoli, che stasera è qui con noi, che è una modella ed è stata testimonial della campagna Chateau d'Ax di quest'anno, vero Valentina? Sì. Che ci dici di questa esperienza? È bellissima, sicuramente. Io faccio già la modella da 2 anni. Infatti ho 21 anni e ho già avuto già esperienze in sitcom, ho lavorato con Omar Fantini, Enzo Salvi, ho avuto qualche esperienza e poi sono piombata a fare questa pubblicità nazionale che sta avendo anche un ottimo risultato, per cui speriamo poi di riproporla sì. Benissimo. E di lavorare anche in futuro, che ne so. Assolutamente per altri sì. Progetti. Assolutamente sì, benissimo. So che sarai qui con noi anche altre volte, le prossime certo. Volte, quindi ti salutiamo, alla prossima. Grazie. E uguale. 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 Mi è piaciuta la cosa di Valentina. No, non è rilevante. Sono piombata in questa pubblicità eccezionale, Valentina. Se piombi sempre così, guarda, fa un piacere a tutti questi signori che gradiscono abbondantemente. Giusto? Uguale. E a questo punto, Massimo, ne approfitto per tenere qualche altro minuto in più per parlarvi di Ottica Lama, perché Ottica Lama è la più grande catena di ottica in Campania ed è solo per questo che può proporvi delle offerte sensazionali. Solo da Ottica Lama, infatti, potrete acquistare un unico paio di occhiali adatto a tutte le distanze, con lenti progressive di ultima generazione, con garanzia di adattamento e pagarlo ad un prezzo eccezionale. Pensate, a soli 139 euro, con montatura inclusa, e si tratta naturalmente di un prodotto che è tutto italiano. Inoltre vi ricordo che da pochissimo è stato inaugurato il nuovo punto vendita Lama in via Luca Giordano 81. Ma non finisce ancora qui. Vi ricordo infatti la nuova apertura Lama Optical a Mestre del più grande megastore di occhiali, con ben, pensate, 800 metri quadri di esposizione. Visitate quindi il sito www.lamaoptical.it e ci vediamo alla prossima con Lama, che è il mondo degli occhiali. E a questo punto, la mail, ricordiamo anche l'indirizzo mail, visto che sono qui, la nostra mail al quale i nostri tifosi da casa possono scriverci, che è number2@canale34.com, ma abbiamo anche una pagina Facebook che è Canale 34. Bene, bene, grazie. Michele, come sta andando Roma Cagliari? C'era stato un gol. C'era stato un gol del Cagliari, giustamente annullato, perché è stata una combinazione Sau, credo, De Sena. Perché era un corner, no? Sono distante, sì, ma dalla posizione in campo dovrebbe essere. Per fuori gioco. Perché c'è stato un cross, una deviazione. Nel momento del tocco di testa, il giocatore era al di là. Ma non per di quel molto. Poco che riesce a intravedere. Quello che riesco a intravedere è una Roma ancora, a mio avviso, molto forte. Molto forte. C'è stata una parata. Però fa fatica a segnare da diverse giornate. Però attenzione, fa fatica a segnare anche. Attenzione, c'è un'azione pericolosa in contropiede del Cagliari. Sì, fa fatica, ma anche per grandi prodezze del portiere avversario. Ha preso anche un palo. Ah, cioè, ecco. Il predominio è della Roma. Allora, tutto quello che avete detto sull'altro ieri, sulla sconfitta col Napoli, si proietta adesso inevitabilmente su domani, Borussia-Napoli, come dicevamo in apertura, e se domani, e sottolineo se, con questo paradosso, per cui, lo sappiamo tutti, se il Napoli domani otterrà, come tutti ci auguriamo, almeno il pareggio, ma anche solo il pareggio, sarebbe già qualificato e avrebbe 10 punti. Se il Napoli domani dovesse perdere e poi battesse l'Arsenal solo per 1-0 o 2-0, avrebbe 12 punti ma sarebbe eliminato, sempre se poi altri risultati non diano esiti clamorosi, evidentemente.
Quindi un paradosso che pesa molto su questa difficilissima trasferta che intanto noi introduciamo con questa clip molto bella preparata dalla nostra redazione. È davvero una Mission Impossible questa qui? Beh, insomma, speriamo di no naturalmente, se conosciamo la forza del Borussia e anche le caratteristiche del suo allenatore, che forse tra poco potremo anche vedere riprodotte in una grafica alle mie spalle, quel Klopp che si è affermato proprio per il carattere, guardate un po' questo titolo, faccia di Klopp, guardate la grinta che si esprime, ci ha rilasciato delle bellissime interviste in questi giorni, a lui piace, dice lui, il calcio heavy metal, non è per il tiki-taka, non è per quel tipo di calcio, non gli piacciono i giocatori troppo disciplinati, gli piacciono i matti alla Ibrahimovic, beh insomma non ci vuole molto a farsi piacere Ibrahimovic, ma questa è un'altra delle insidie sulla strada del Napoli domani in Champions League. Abbiamo detto qui, parlando di Parma-Napoli, che forse è ora di cambiare, come deve cambiare, se deve cambiare, domani a Dortmund il Napoli. Io, per quello che mi riguarda, ogni squadra di calcio è sempre l'espressione del tecnico. È vero che se il tecnico è un tecnico focoso come Conte, la squadra è sempre in tensione, aggressiva, che non molla mai come Klopp. Però ci stanno tanti altri allenatori che hanno fatto la storia, come Ferguson, come Guardiola, come Heinkens, quell'allenatore. Come Lidl, che avevano in campo determinati giocatori che giocavano a calcio. Però quanto ti devi arrabbiare e devi tirare fuori i cosiddetti attributi, E allora, siccome domani a mio avviso è una bolgia, a prescindere che queste tre partite che perdono di seguito, gli mancano i tre difensori, gli manca il centrocampista Gundogan che è un giocatore di cervello, là sarà comunque sempre, io lo dico calcisticamente, sarà sempre una guerra, perché ti aggrediscono giocatori forti, okay. E quindi là la gara deve andare a giocare, se poco poco il Napoli pensa di portare il pari mettendosi lì ad aspettare, il Napoli se la va a fare la gara con grinta, con determinazione, può anche fare risultato. E non è più una Mission Impossible. E allora potrebbe aver ragione. Gianni. E io in questo caso do ragione ad Anna Maria, quindi anche contro il mio carissimo amico Fulvio. Allora se è così e dovesse succedere così, vuol dire che erano distratti completamente dalla Champions. Cioè, e quindi prima l'hai aggredita perché ha detto Gianni, una stupidaggia. Adesso dopo questo giro... Gianni, ma io mi stupisco... Ma cosa stai di... Gianni, mi stupisco di te. Ma chi stupisco di te? Allora se lo fai per galanteria, allora prendi... Ma non puoi fare una cosa offendendo. Io ti ho detto, se domani sera fanno una gara di fuoco, vuol dire che tenere la testa là. Ogni partita la sua storia. Cosa devi fare adesso? Devi prendere il patentino da per favore, quello che hai detto lo devi mettere lì. Tu devi prendere il patentino da calciatore di ex campione del mondo, lo devi buttare in un cestino. Tu e me. Aspetta, anche ti devo dire. No, non devo rispondere. Allora, tu sai con la tua esperienza, se no veramente facciamo ridere. Ripetiamo che cosa ho detto io. Ripetiamo che potrà essere, non mi sono spiegato bene. Se domani. Se fanno una gara. Gianni, tu lo sai bene. Non significa proprio niente, domani farai una grandissima partita. Parlo del risultato, parlo di prestazione. Fallo finire. Dell'espressione in campo della squadra. Non è possibile che un calciatore a questi livelli possa affrontare il Parma pensando alla partita del giorno dopo. Non esiste proprio. E tu lo sai benissimo. E se dici il contrario, hai cominciato ad avere le dubbi. Eccoci al dubbio. Perché giustamente diceva Michele, c'è stata la pubblicità di mezzo tra la prima affermazione di Gianni e la seconda. Che cosa è successo? Tra Anna Maria e Gianni. Mi volete far dire cose che io non penso. No, tu hai detto in questo momento. Gianni ha detto nella prima parte del suo intervento una cosa sacrosanta per me. No, sulla seconda fase non sono d'accordo come te. Lui ha detto una grande cosa sulla quale io ne sono convinto. Malaguratamente domani, innanzitutto missione impossibile, a me vabbè, non sembra un gioco di non sembra anche perché Massimo, anche perché il Dortmund in questo momento è in difficoltà, io l'ho visto anche contro il Bayern, voglio concludere io sono bravo, convinto di quello che ha detto Gianni nella prima parte. Nella prima parte. Nella fase delle motivazioni. Che ha detto? Che malaguratamente domani il Napoli va a Dortmund. Per aspettare il Dortmund. Te lo dico io, pigli 5 gol. Questo è altro discorso. Ok. È chiarissimo. Lui, il Napoli, deve andare a Dortmund senza snaturarsi. A fare la sua gara. Fare la gara.
Su questo penso che tu parli sempre più degli altri. Tu hai detto che il Napoli, se va là devo dare ragione a Napoli, ripeto quello che ho detto. Io ho parlato della prima parte, signori, fermi qui. Tu hai fatto capire che la partita, se il Napoli fa una grande partita, era rivolta alla partita. Io ho detto la prima parte. Allora ripeto e registriamo, perché qua sta finendo la televisione. Io non so che cosa pensa. Io non so che pensa Fulvio. Se riesco a farlo parlare, Fulvio, vediamo quello che pensa. Vorrei andare oltre, se il Napoli fa una gara da un punto di vista caratteriale, una gara motivata, no, con grinta, con determinazione, una fase fatta, che c'entra questo, per cortesia, voglio sentire Fulvio. Secondo te, in una partita dove ti giochi la vita, molto, è normale. È importante l'aspetto psicologico dell'allenatore? No. Bravo. Secondo te l'allenatore deve venire a dirti che domani dobbiamo... Il calciatore lo stimolo lo trova dentro di sé, ma perché noi diciamo le stesse cose? Abbiamo fatto il calciatore, volete capire? È la verità quello che dice, non è che chissà che sta dicendo. Perché abbiamo detto con la Juve i giocatori non hanno bisogno di essere coperti, si concentrano da soli. Enzo, l'allenatore, quello che dici tu è collovato. Enzo, per cortesia, sto dicendo una cosa. Sto controbattendo quello che ha detto lui. Ma facciamolo finire, per favore. Ma facciamolo finire. Stefano, che ancora non si è espresso. Facciamo finire Fulvio. Voglio chiudere il discorso. Sto controbattendo quello che ha detto lui. Ha detto che domani ci vuole la gara. Ma quello è normale, i giocatori lo metteranno sicuramente. Perché lo hanno fatto con il Parma? C'è da capire quale sarà l'aspetto tattico dell'allenatore, perché l'allenatore dovrà occuparsi domani solo della gara. Perché non l'hanno fatto col Parma? Perché la condizione fisica secondo lui non è quella ottimale, la recuperano in due giorni, non c'era un massimo, è chiaro che non la recupera domani, se c'è è un discorso psicologico, non è che c'è oggi e domani, anche domani sarà la resistenza dell'essere umano a resistere ad uno sforzo per lunghi tratti. Cosa significa? Che l'aspetto mentale può aiutare la condizione fisica. Vabbè, adesso per attenzione, attenzione. Allora, per cortè, no, no, fuori hai ragione. Però questo che ho detto io, scusate, basta! State facendo il contrario della televisione, Anna, per cortesia. State facendo il contrario della televisione. A casa non capiscono niente. Va bene? Allora, basta, per favore. Bravo. E che diavolo? Alla volta mi sembra di parlare con i ragazzini. Tu hai introdotto il tema, che adesso è rimbalzato qui, della condizione fisica, della tenuta della squadra, che non ha dimostrato in tutte le ultime partite, perché non è solo il Parma. La prima cosa da dire è che Benitez dovrebbe copiare te nell'ultimo frangente. La stessa grinta. Detto questo, bisogna innanzitutto non pensare che Benitez sia uno pacioccone. Perché? Perché Del Bosque ha lo stesso atteggiamento suo. Tutti i grandi allenatori, è il carisma che conta, non le urla, altrimenti Mazzarri avrebbe vinto sei campionati del mondo. Però per parlare della partita di domani c'è un metodo semplicissimo: aver visto la partita Borussia-Bayern sabato pomeriggio, prima che giocasse il Napoli. E allora lì vedete una cosa importante. Si vede che quella partita è stata giocata a mille all'ora. La partita è stata sul piano dell'intensità alla pari tra le due squadre, correvano tutte e due. Sul piano tattico c'erano dei problemi tattici in difesa nel Borussia Dortmund, che spero che Napoli abbia visto. Cioè, che cosa? Dove si batte, proprio per intenderci, per far capire a casa, dove c'è la bandierina del calcio d'angolo, lì ai lati. C'erano degli spazi che si creavano e dove si è inserito il Bayern. Domani potrebbe essere la partita da giocare a non perdere mai la palla ed essere pronti a riprendere la palla lasciando il possesso palla al Bayern. A. B. Inserirsi sugli spazi laterali, sugli spigoli, tipo l'avvisatrice al contrario, e sono decisivi Caligon
e chi gioca a sinistra, Mertens o... Questi sono i due elementi tattici che possono decidere a favore del Napoli. Vorrei andare da Stefano, che giustamente Anna poco fa chiamava in causa, perché lui poi non si butta nella mischia, no, in questa, però non gli in manca. In realtà, a parte che prima era una curiosità, dicevo che pur essendo d'accordo con Vincenzo, che una squadra non entra mai pensando alla partita dopo, alla fine il suo discorso si stava quasi dando ragione agli altri, perché stava dicendo che con la Juve sei non motivato assolutamente, e quindi col Parma potresti non esserlo, quindi vabbè, era quasi contraddittorio. Alla fine è quasi questo. Però veniamo invece al Borussia e alle sue caratteristiche e alle caratteristiche che il Napoli deve assumere. No, ha ragione Antonio, nel senso che il Borussia è una squadra che gioca, intanto non sono tanto d'accordo con Ezzolino che sia in difficoltà, o meglio ha perso, viene a tre sconfitte, ha perso con Bayern, non con Parma, no, aveva perso anche prima, no. Ha perso anche con Wolfsburg, per 70 minuti ha messo sotto il Bayern, ha giocato molto bene, ha perso anche col Wolfsburg, non è che ha perso quello che dice Antonio, secondo me è giusto, nel senso che in questo momento manca di tre quarti difesa, non c'è Hummels, non c'è Subotic, non c'è Schmelzer, e quindi essendo una squadra portata comunque a sbilanciarsi, a giocare molto bene al calcio, se tu riparti gli puoi dare molto fastidio. Secondo me per questo l'assenza di Hamsik è pesante, anche se ho sentito dire adesso sull'onda noi del centro-sud siamo abituati appunto a esaltarci e ad abbatterci, e adesso è diventato Hamsik un guaio, no? Che è quasi un vantaggio, e non ci sia. Invece poteva essere molto utile. È vero, bisognerebbe sfruttare quelle pieghe là, ma attenzione, perché il Borussia Dortmund gioca veramente molto bene, e l'intervista è uscita oggi di Klopp e mette in evidenza proprio questa voglia di assalire. È chiaro che mancando Gundogan, che è praticamente il playmaker del Dortmund, qualche possibilità in più c'è. Io non credo che tolga Bender dal centrocampo domani sera. Ma gli mancano anche i difensori, Hummels è un difensore fortissimo. Allora, restiamo su questi problemi. Temi, siamo proprio alla vigilia e sentiamo alla vigilia le dichiarazioni che oggi Benitez ha reso in conferenza stampa. Io credo che giocare con una squadra di questo livello in Champions è una partita fondamentale, soprattutto per loro sarà difficilissimo. Non so se un po' meglio, un po' peggio, ma difficilissimo sicuro, lo sappiamo. Così come ha detto Pepe prima, l'atteggiamento nostro deve essere quasi perfetto. No, chiaramente analizziamo tutto e con i giocatori che abbiamo a disposizione dopo lo decidiamo. Non è un problema quello che facciamo d'inizio, la lavagna, e quello che facciamo in campo, la chiave. No? La disposizione dei giocatori dipende da ogni momento della partita. Dries, Mertens, come mi hanno detto prima con Semaili, sono giocatori che allenano benissimo e tutti hanno la possibilità di giocare. Chiaramente la prima non è solo gli esterni che devono aiutare, devono aiutare tutta la squadra nella fase difensiva e dopo mostrare la determinazione per andare avanti e fare gol. No? Questo è chiaro, questo livello... la squadra come squadra deve lavorare fase offensiva e difensiva. Non è mai esplosivo nelle conferenze stampa della vigilia, però ricordiamo anche, correggimi se sbaglio, che Benitez era l'allenatore del Liverpool che rimontò il Milan, no? Nella finale, cioè primo tempo 3-0, quindi qualcosa però qualcosa evidentemente sa anche trasmettere ai suoi calciatori. Non facciamo passare il messaggio che Benitez non riesca, proprio perché è un pacioccone, non riesca a trasmettere dei messaggi positivi. Questo assolutamente no. Però veniamo allo specifico della partita sulla quale siamo entrati. Da tutte le parti si è detto che il Napoli deve cambiare modulo sostanzialmente, o no? Allora, qui c'è da capire una cosa, se il Napoli deve andare là per giocarsi la partita o fare tipicamente una partita difensiva per poi ripartire, perché tutti hanno parlato di ripartenze, no? Ho capito. Tipo Calaion, sfruttare me. Ma scusa, allora, io sono dell'idea che il Napoli, che ha dimostrato anche nelle recenti partite
qualche debolezza in difesa, l'ha dimostrato oppure no? Non può permettersi di andare a Dortmund. Io ho giocato a Dortmund, è un catino, tu lo sai, è un inferno. Se tu ti metti, allora, con scusa, quello che ha detto Beppe, ha ragione, bravo, se ti metti però a fare la partita mentalmente difensiva, no, per poi ripartire, tu sei spacciato, te lo dico io. Ma scusa, nel momento in cui sarà una partita... Scusate, un attimo, Roma Cagliari. È perché è successo un episodio abbastanza clamoroso, Garcia è stato espulso insieme a Pulga, che me l'ero dimenticato, stava in panchina insieme a Lopez, e la partita si fa molto cattiva. Ah. Un pronostico non sul risultato, ma che non finiscono 11 contro 11. Questo è molto probabile. No, Massimo, cioè, volevo concludere con Fulvio. Allora, sì, nel momento in cui è un campo particolare, che conosciamo un po' tutti, allora non sarebbe il caso di fare un centrocampo robusto, fisico, con Hiller, con Berami, con lo stesso Zemail, al di là di quello che può essere un discorso... Sta dicendo quello che dici tu. Allora, è una gara robusta, fisica. Al di là di andare a attaccare lo spazio, come diceva Antonio, che pensi che sia abbastanza... cosa ho detto prima? Che devi metterti in testa, che probabilmente devi... E quindi devi cambiare, devi fare 4-3-3. Densità, devi fare più densità a centrocampo. La densità con due è difficile che la fa. Centrocampisti in panchina, chi c'è? Domanda, se si mette tre centrocampisti in campo e uno se ne fa male, chi c'è in panchina? Vabbè, allora lì c'è il problema dei ricambi. Allora, io sono d'accordo con Danni, perché? Perché queste sono partite dove il nostro signor Benito deve far capire a tutti che l'allenatore è, al di là di tutto quello che ha fatto, no? Perché poi, sì, è vero, lui ha vinto tutto, però a Napoli magari anche lui ha sbagliato qualche partita. Allora dico, secondo me non è peccato cambiare Michele, cambiare la mentalità e mettere una partita in Germania, mettere un Zemai al centrocampo. Ma poi non è mica peccato. Ho detto che ogni allora, tanto si fa, detto non gliela devi fare. Ma questo è lo show delle piroette, guarda. Io veramente mi diverto a sentire, non credo che interverrò, perché avendo introdotto questo argomento all'inizio, sono stato praticamente assalito e accusato di provincialismo, eccetera. Adesso però vedo e sono contento, perché è chiaro che discutendo si ragiona di più, che si ritorna a un concetto che ho tentato di esprimere. Ce l'ha con me, scusa Vincenzo, fammi rispondere perché ce l'ha con me, lo conosco. Che provincialismo? Io ho detto che giuro che non ce l'ho con te. No, ci sono, ragazzi, ho detto che è una squadra provinciale. Ho detto che in effetti, ma se uno ragiona e riflette su un'affermazione, ce l'ha con qualcuno. Ho detto cambiare, perché me l'hai detto durante la pubblicità. Allora c'è una regola dello stupido, no, non me la fa fare la figura dello stupido, me l'hai detto. Esatto, scusate, io avevo semplicemente detto che cambiare ogni volta era il concetto di specchio, allora si demolisce la mentalità. L'allenatore bravo è quello che non cambia mentalità e che quando è il momento, ragione, Michele, il cambio lo fa. Questo cosa ci hanno insegnato a noi ai corsi all'allenatore. C'è un po', lui è giovane, sta facendo il corso, lui ha fatto il calciatore 10 anni fa. L'equilibrio dell'allenatore, Michele, l'equilibrio dell'allenatore. Certo. Cioè ci sono partite dove tu devi cambiare determinate situazioni. Non è mica perché è la partita di domani sera, è la partita adatta che il Napoli deve andare a stare. Sono i più forti, se ti rubano palla sono devastati. Poi puoi prendere anche tre corse e metti 20 difensori. Vorrei sapere, Massimo, non è che giocando con Gemail in mezzo diventa un Napoli difensivo, sempre un 4-3-3. Stasera Stefano è tutto a favore mio, grazie. Vorrei sapere se c'è qualcuno che non è d'accordo sul fatto che il Napoli domani debba passare al 4-3-3. Tu non sei d'accordo? No, è molto semplice. 4-5-1, basta cambiare le caratteristiche degli uomini, ovvero se piuttosto che giocare 4-2-3-1 con Pandev come dice Amsi, fai giocare Zemai, perché è un centrocampista di lotta e di governo, ti assicura la qualità quando hai possesso a tiro dalla distanza e quando c'è la fase di ripiego riesce ad abbassarsi come meglio di Pandev. Qui io non credo che Benitez cambierà il Napoli in una partita decisiva e gioca col centrocampo a tre, scordatevelo. Magari cambia atteggiamento, perché se tu hai il 4-2-3-1 tu che hai seguito per anni la Roma, se lo fai con
per Rotta è un 4-3-1, ce lo fai con Sossi. Sempre. Allora, quindi è un 4-3-1 con Zemaire. Non cambia niente, Giro. La partenza è 4-3-1, Giro, per ti fai spiegare per favore che non cambia niente, con il 4 non cambia niente. Perché gli esterni altri... Ragazzi, cambia. Vedi dove sta il centrale. Non riconosciamo, sta il centrale. Cominciamo. Cambia dal movimento della squadra avversaria. Hai parlato, basta. Cioè mettiamo Zemaire e Pande come caratteristica. Non è che quando si prende il microfono si parla per 20 minuti. Posso come Massimo, io sono sempre molto pragmatico. Pragmatico. Allora, il problema è questo. Nel momento, gli schemi, la struttura, la fa la caratteristica del calciatore. Su questo io sono totalmente d'accordo con te. Io sono pragmatico. Perché Zemaire può configurare un 4-3-3 o un 4-3-3. Se gioca Zemaire, verrà fuori uno dei 3-3 quarti, no? Non pensa che gioca Zemaire e non gioca Higuaín. Giusto? E quindi comunque giochi con un centrocampista in più. Questa è la realtà. Posso rispondere? Il discorso... No, voglio concludere, Gianni. Voglio concludere. Domani, Antonio, e poi anche domani il Dortmund dov'è mancante? Dietro. Gli mancano tre giocatori, di cui uno, secondo me, è uno dei più forti al mondo in assoluto. Giusto? Che è? Hummel. Senza ombra di dubbio, secondo me. Pure Subotic ne è provato. Io ti dico, Hummel lo ritengo più forte. Allora, che senso ha fare una fase difendente quando loro sono mancanti nel primo reparto? Ci andiamo Fatti attaccare a giocare il punto la debole. Come diceva Stefano e Vincente, non significa 4-3-3, 4-2-3, giocare con un centrocampista in più, nel, vale a dire con Zemaire, e togliere uno dei 3-3 quarti, fai più densità al in mezzo al campo e non gli lasci ed è quello che farà Antonio Corbo, chiarissimo. Eziolino, Antonio, allora, io non avrei dubbio, stanno picchiando, allora, io non avrei dubbi su Zemaire. Perché? Perché se Pandev è quello che ho visto sabato, si marca da solo, è uno in meno. Con Zemaire c'è uno in più che porta palla, purtroppo, però nelle ripartenze può essere utile, c'è il tiro da lontano quando arriva. Due, tre, non sottovalutate in questo Napoli anche il 4-3-3, anche se è un 4-5-1, perché c'è... qui c'è un giocatore che è nato per giocare col 4-3. Higuaín è il classico centravanti che non prende la profondità ma accorcia, ed è lo schema del 4-3-3. Ha anche gli assist per gli altri. Posso rispondere? Con i due che fanno tecnica. Profondità. Veloce, grazie. Perché... Velocissimo. Sì. Il 4-3, ma senza fare il professore, che mi è antipatico, ecco, andiamo in Cassazione. Andiamo alla Perché noi vogliamo che giochino il 4-3-3 con tre centrocampisti in mezzo al campo? Perché mette in condizione gli esterni alti di non fare i terzini. Bravo. Perché i terzini bassi non marcano, non sono marcatori, né Maggio né Armero. Quindi gli esterni, gli intermedi, vale a dire Berami sta centrale. Berami centrale, Zemaire e Hiller, quantomeno vanno a chiudere sugli esterni loro, e quindi danno una mano a questi due dietro. Bravo, bravo. E danno una mano a questi due dietro. Adesso, bravo Di Marzio for president. E con ma non l'avete fatto concludere, perché Gianni voleva dire giocando in questo modo Berami si abbassa e fa schermo sulla difesa. Questo voleva dire, sarebbe lui. Allora, però siamo messi dopo che tutti avete aggredito Anna Maria, vogliamo farla parlare della giornata contro il femminicidio. Allora, tu anche non ti dicevi favorevole a un 4-3-3. Non è che non sono favorevole a 4-3-3, ma non sono favorevole perché il Napoli non ha gli uomini, è così. Zemaire... Vabbè, tu dici non è un centrocampista in panchina. Non c'è nessuno in panchina. Ma credo che... Non devi pensare alla panchina. Vogliamo... Diciamo che abbiamo detto che è una gara in cui il Napoli... Avete elencato tutte le qualità del Dortmund in avanti, che attacca. Sarà una gara in cui i centrocampisti andranno sotto stress, sotto fatica, andranno. Ci vorrebbe qualcuno in panchina, quindi... Per il secondo tempo? Sicuramente c'era sì. C'era Colovati che voleva dire una cosa, dillo. E poi in secondo luogo Zemaire quest'anno non è che ha fatto tante presenze e non ha tanti minuti nelle gambe. Io non lo vado a rischiare dal primo minuto in una partita così importante. Piuttosto chiedo alla mia linea 4 di stare bassa, fermi, anche visto che Maggio non ha questa grande condizione, chiedo alla linea di stare ferma e mi affido solo a quei quattro là davanti. Vabbè. Perché... No.
Ti posso lanciare una provocazione? Aggiungo solo una cosa. Proverei, vista l'assenza di Hamsik e le condizioni fisiche di Pande, Insigne dietro Higuain. Ma ci sono... Allora, posso lanciare una provocazione? Lancio una provocazione. Se loro rubano palo... Dimmi cosa ne pensi. Allora, a proposito della utilità, diciamo, il fatto di non essere integralisti degli allenatori, tu hai visto che Conte ha fatto giocare Vidal centrale, no? Beh, allora io dico senza difesa, eh. Ecco, allora io dico, no, ma c'era anche Peluso che poteva centrale. No, Peluso è un esterno. Allora è io dico, no, ha giocato anche centrale. Fermo. Allora io ti dico. Provocazione. Sbaglio o aveva detto recentemente Benitez che Albiol poteva fare il centrocampista? Sì, bravo. Allora io dico, non è il difensore. Dico, ma che non è il difensore? Ma se togli Albiol dalla difesa, ma perché non rispondiamo a Cannavaro? Perché non facciamo Fernandez e Brito. Allora, torno a dire, titolari, mo li volete tutti e due in giro. Ho parlato di prima, un allenatore deve avere equilibrio. Allora, queste sono le partite dove tu devi ragionare. A che cosa ti serve? Se devi rischiare Albiol in mezzo al campo, lo puoi anche fare. Ma no, non lo puoi fare perché non c'è il non lo so qual è il problema. Perché c'è questo problema che se giocano i tre centrocampisti ci dobbiamo preoccupare che se si fa male chi mette dopo? Dopo metterà il Viola 20 minuti. In emergenza, lo dici in emergenza. Metterà qual è il problema? Come si chiama? In emergenza. Allora. Ma vi rendete conto che domani è una finale per il Napoli? Oh no, o siete scherzando? Ho capito, Anna. Scusate, voi parlate di Radosevic. Ma allora, se ci sono tutti questi dubbi, lei dice se si schiera il 4-3 non c'è un centrocampista di ricambio. Ma non è vero che non va bene. Vabbè, no, c'è Albiol. C'è Albiol che può, lo puoi avanzare. Però scusa, in emergenza. Per piacere, quello che voglio dire. Ma cos'è la conferma allora che la rosa è inadeguata? Bravo. Questa è la verità. Allora, quando si parla del Napoli, poi alla fine, e la gente, la gente ha fatto bene ad esaltarsi all'inizio perché le partite erano esaltanti. Però chi ragionava, gli opinionisti, quelli che scrivevano, che davano dei concetti, avvertivano che il Napoli ha chiuso in ritardo la campagna acquisti perché Albiol è arrivato l'ultimo giorno e non è riuscito neanche a fare un giorno di ritiro con la squadra e quindi ne ha sofferto pure. E poi non sono stati comprati un attaccante vero, un mediano palleggiatore, un mediano tecnico. Bravo. E un altro difensore. È un terzino. No. E posso rispondere a Maria quando... Vai Gianni. No, nel momento in cui... Ma se Anna Maria parla con lui non ascolta. Invece Anna Maria dovrebbe anche ascoltare qualche volta chi ha fatto questo lavoro per una vita. No, io ascolto sempre. Ma non continuare a sottolineare. No, ma scusi, sta parlando con lui. Dai. Sappiamo che sei anziano. Abbiamo capito. Mi sono cosa devo fare oltre che inchinare. Devi mettere in ginocchio. Avanti, allora, su, forza. Il fatto di abbassare la linea difensiva, di tenerla bloccata, è impossibile. Perché gli esterni hanno negli ultimi anni quasi sempre giocato a tre. Per cui tenerli bassi come linea difensiva, prima ti vai a impiccare in quella partita lì, è un suicidio. E poi non hai gli uomini adatti per tenere bloccata la linea difensiva. Allora al limite, facendo corna, se si dovesse fa male un centrocampista, tanto va alla mente, mette a tre e il discorso è poi 3 e 5. Albiole e Fernandez. No, e abbiamo. Mi sembra come se uno si preoccupasse una gara di nuoto che quello affonda negli ultimi giorni. Prima facciamo una lezione. Domani ci si farà male. Il processo è ottimista. Questo è uno sport. Una formazione migliore. E per esempio domani un bel 4-3-3. Poi la fase difensiva diventa un 4-5-1. Poi comunque la maggioranza dell'assemblea si esprime per il 4-3-3. Veramente lo farà benissimo. Il Napoli domani segna per primo. Comunque Massimo, quindi vince, quando segna per primo vince sempre. Al di là di modo andare in casa del Dortmund con inferiorità numerica a centrocampo sarebbe un suicidio completo. Beh, è stato colpato. Sono contento perché siamo riusciti, sia pure fra qualche turbolenza, a sviscerare una serie di problemi e poi continueremo. Prego, là. Benissimo, perché adesso è il momento della bellezza nel salutare la dottoressa Katia Salzano e il dottor Salvio Salzano del Beauty Line e nel ricordare che l'unico centro Beauty Line è solo a Caivano, assolutamente solo a Caivano. Voglio mandare un RVM per andare a vedere un pochino come poter dimagrire, ma dimagrire mangiando. Quindi vediamo un po'.
Stasera qui al Beauty Line c'è con me la signora Rosa, una donna a cui tengo in particolar modo. Per me una persona che ho preso come tante a cuore, ma lei in modo speciale. È arrivata da me che non poteva più camminare. Doveva essere operata al ginocchio e non la potevano operare fin quando non perdesse un bel po' di chili. Abbiamo fatto il percorso insieme, la signora ha smaltito i grassi e non è stata più operata, perché togliendo i grassi adiposi, non avendo più un peso sulla struttura portante delle ossa, facendo un esercizio fisico senza sforzi muscolari, la signora è qua testimone che non è stata più operata. Oggi è una persona completamente cambiata, non sotto un aspetto fisico, è una persona a 75 anni e ci teneva a dirlo. Anche in età matura si può entrare al Beauty Line, si cambia la vita. Se guardiamo la sua foto, quel divano sarebbe stato la compagnia dei suoi giorni. Oggi è una persona che vive, gioiosa, serena, è una persona che è attiva, non si ferma un attimo. Come vi siete trovate al Beauty Line? Benissimo, se non vengo qua non mi trovo, non so se mi piace in da casa, non so se camminare, sono tornata a nascere. Quando è arrivata da me... Non sono mai a casa, vado solo girando. Perché mi piace di camminare. E prima potevate camminare? Niente. Queste sono le dimostrazioni di quello che accade al Beauty Line. Grazie alla nostra metodica, oggi dimagrire mangiando si può. Benissimo, quindi al Beauty Line per dimagrire mangiando solo Beauty Line. Mi raccomando, l'unico centro Beauty Line è Caivano. Grazie a Laura Lauro, vi farò un applauso tutto per lei, perché Laura è sempre precisa, impeccabile, e questa volta la vorrei vedere anche un po' danzante insieme a me con la musica di Guido Lembo. È romantica, tocca trovarci del pari. Mi è caduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Ad un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi tirò via dicendomi così: meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te che troni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non è niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso, la luce del mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso, viva la vita! Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mondo. Tu dici non è niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso, la luce del mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, tutti insieme, eh? Meraviglioso, 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 meraviglioso.